Si accendono le luci sull'Arena BCC. Estate 2022 e prende il via con una serie di appuntamenti davvero interessanti, divertenti, fatti di cinema, fatti di teatro, fatti di tanti tanti spettacoli. Rico Carnè anche quest'anno, quindi andiamo subito a conoscere i protagonisti e a sfogliare insieme questo calendario ricco di eventi. Gino Bartolucci, si accende un'altra estate con tanti ospiti. Sì, sicuramente sì, dopo due anni, diciamo uno, perché l'anno scorso ci siamo buttati a capofitto su tanti eventi, anche se eravamo in zona Covid, però è logico, con capienze ridotto, con tutte quelle che erano le situazioni del Covid. Però diciamo che quest'anno che l'Arena sta avendo grande successo. Dovete pensare che 11 scuole di danza si stanno esibendo sulla nostra Arena in questo mese di giugno che sta per finire, e poi parte il nostro grande programma oramai tradizionale, con dal lunedì al giovedì il cinema all'aperto, al venerdì la rassegna dialettale che oramai è la 13ª edizione. Perciò diciamo un programma ricco di eventi, comicità, perché avremo il San Costanzo, avremo Battista, perciò diciamo tanti eventi, tanto lavoro sicuramente, l'aiuto degli sponsor che ci aiutano, perché naturalmente è un programma ricco di circa, se non vado errato, tra tutte le scuole di danza, cinema e etario, siamo arrivati più di 70 serate in un'estate che è calda, molto calda già, ci auguriamo che delle volte piova, perché abbiamo bisogno anche della pioggia. L'Arena non avrebbe bisogno della pioggia, però naturalmente anche quella c'è, madre natura che ha bisogno di pioggia, il terreno ha bisogno di pioggia e i nostri pozzi hanno bisogno di pioggia. Perciò ci auguriamo comunque di essere un'estate migliore sicuramente dopo due anni di Covid. Perciò l'augurio è che tanta gente possa approfittare del nostro programma anno 2022. Si gita balè al biglionato? Sì, da quel patacca di Briatore. Sì, c'era l'Elisabetta Gregoracci, brava, mi sembra. Poi è tutto giù lo spadello, vabbè. Anche la metta! No? C'è oh. Giuseppe Maria! Oh. Ma sicura che Giuseppe Maria è il contagetti? Se salvate il signorino proprio perché lui, guarda. E comunque, tu prima di buca dentro va a fare sotto il tampone, va a fare. Ma così, mate? Costa 70 euro! E poi ti casce che il bastone fino a su in te il cervello. Non ti preoccupare che malintocchi niente, fino a te che faccio, tu li lasci la stessa goccia che ti. E poi dopo ti fanno venire giù gli strangoloni, io non ci vado, ho paura, oh! Se non ci vai subito, il facca c'è super ecco! Diceva, sul canale nasale. Assessore, la BCC Arena è un luogo di incontro davvero speciale per i fanesi, ma anche per i tanti turisti che verranno a trovarci e che ogni estate vengono qua. Sì, da quasi 10 anni un luogo fantastico, devo dire, per questo bisogna rendere merito al nostro Fabio Guccioni che ci ha creduto veramente tanto, ma insieme a tutta la cooperativa Tre Ponti e alla, ovviamente alla banca di credito cooperativo per la quale l'Arena BCC porta il nome, e devo dire perché è un grande luogo di socialità, è quel luogo che dà la possibilità a tutti coloro che vogliono esprimere arte di esprimersi al meglio con un costo sicuramente basso possibile, diciamo così, però ecco, è una grande espressione di arte e di cultura. Qui è nato la rassegna Sotto le Stelle, il teatro dialettale, e ancora oggi ci sono tante compagnie che hanno la possibilità di esprimersi, c'è una programmazione sicuramente molto importante, vecchie compagnie ma anche qualche nuova compagnia che è nata. Questo significa che si può mantenere la tradizione del nostro vernacolo, che è una nostra radice molto importante, e questa è un'espressione che c'è dall'inizio, dal primo anno di nascita dell'Arena BCC. C'è un nuovo progetto che negli ultimi due anni porta al cinema Sotto le Stelle, all'aperto, con registi e attori che insomma si presentano qui al pubblico che è qui all'Arena BCC, quindi veramente un progetto aperto alla città che già dà una grande possibilità di espressione. E ovviamente anche in questo l'amministrazione comunale è vicino, perché riteniamo che i quartieri siano un grande momento di socialità, e per questo che diamo il nostro supporto sia per realizzare gli eventi che vengono realizzati nei vari quartieri, partendo dagli eventi di quest'anno che si sono
susseguiti a Centinarola, Poderino, Bellocchi, Tombaccia e ovviamente anche a Treponti, ma anche in luoghi come questo che ovviamente fanno respirare la nostra città. Calendario che ci accompagnerà tutta l'estate ha ragion d'essere grazie alle preziose collaborazioni, davvero un lavoro sinergico, come si dice. Sì, no, infatti noi come Proloco diamo una buona mano alla cooperativa Treponti che gestisce appunto l'Arena BCC. Chiaramente gestiremo più la parte pratica, quindi parliamo di biglietterie, ingressi e quant'altro, però comunque sicuramente diamo una bella mano a tutta l'attività che viene svolta in questa struttura, oltre chiaramente a tutte le attività che poi andiamo a svolgere per quanto riguarda la città di Fano, perché se andiamo ad elencare soprattutto una cosa abbastanza recente è la Fano dei Cesari che partirà fra 15 giorni praticamente, quindi sicuramente un evento che ci prende tantissimo. A me poi col fatto che sono nuovo come presidente, diciamo, c'è una certa emozione per quanto riguarda organizzarla e soprattutto anche perché riusciremo a farla in maniera completa, ovvero terminandola la domenica con la corsa delle bighe, che non è cosa da poco. E poi chiaramente abbiamo il nostro punto di forza, che è in Gir per Fan, che faremo nel mese di agosto, che racchiuderà in queste 8 stazioni che abbiamo posizionato nella città di Fano, a parte la parte culinaria e la parte della cultura, abbiamo comunque anche una collaborazione importante con le Proloco, perché ci saranno ben 6 Proloco che gestiranno queste stazioni e di conseguenza, come si dice sempre, l'unione fa la forza, e questo lo dimostra sia per quanto riguarda l'Arena BCC che per quanto riguarda gli eventi che vengono organizzati qui nella città di Fano per conto tramite la Proloco e per conto anche il comune per tutti i cittadini fanesi. Si vecchia! Babbo! Ma ieri so vecchia! Sì! Ossoleta sia, ossoleta! Cosa? Ossoleta! In effetti! Oh! I te guardi e subito me pente non aver guardato dall'altra parte! E perché? Credo! Perché quando il guardiei ma lume vien voglia, ma me quando guarda lume vien da rimetta! So che io c'ho rispetto per lui e c'è troppo indigli le dica, ecco perché! Perché mi tratti da così? Perché? Luisa, tu non mi susci! Suscio! Into mai susciabate! Non mi susciti! Allora tacle le parole, no? E scapisci niente? Oh, e sa manca di scura! Il ricco calendario teatrale della BCC Arena ha ragion d'essere grazie alla FITA. Sì, FITA, Federazione Italiana Teatro Amatoriale, in questo caso marchigiano delle Marche. La FITA è una federazione che conta circa 1400 compagnie amatoriali in tutta Italia, 55 nella Regione Marche e 14 nella provincia di Pesaro. E in questo caso collabora con tante rassegne provinciali e anche con Teatro Sotto le Stelle e trova compagnie amatoriali che appunto possano così rappresentare le loro commedie, bellissime commedie. Se un signore esce dal ristorante, ha fatto una gran mangetta, ha già preso 4-5 di gel sense e gli passa. Adesso va da casa, ci mette la borsa d'acqua calda. Arriva a casa, la borsa d'acqua calda sfonda. Allora va sonne mal vicino. C'è da prestarmi la borsa d'acqua calda a dei guardi rotta? Ma a me qua mi capita, c'ho un gatto, un persiano, sai il pene, e il tengo, ma che lo sta bombone mi passa, tol porti a casa e di mattina me la porti. Questo va a casa sa sti gatto, alla mattinera va suonare il campanello, tu scapce, i graffiti la faccia, la camicia rotta, fai chi è stato? E il gatto! Ma sai è fatto, niente, fino a che un mese l'imbut, tanto, ma qua io butto giù l'acqua calda. Fff.
Lunedì 25 luglio le barzellette saranno protagoniste e visto che ci sono questi due io mi toglierei di scena, che ne dite? No, non andare, non andare. Dov'è? No, mi lasci con Giorgio. Ma cos'è? Lunedì 25 luglio, Festival delle Barzellette, con San Costanzo Show, la Rosa della Cecca. Ma che ora? No, non ci so io. No, c'è anche Rosa della Cecca. No, non c'è, perché anche io non ci so. Ho da qui alle Terme di Patugna, sala la Rosa. Avevamo prenotato prima del Covid. Ho comprato anche il costume. Non far vedere, non importa. Il 25. Metti che costume scappa fuori la biscia. Allora, vi aspettiamo alle 21. Henrietta Pedotti, Rosa della Cecca, ci sono tutti. E loro alle Terme ci vanno dopo in taxi. Che conno? Taxi. Sì, la canoa, cing. Vi aspettiamo. Sì, aspetta un po', aspetta. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire. Se dico BCC Arena dico anche Cinema Sotto le Stelle. Cinema Sotto le Stelle, sì, noi siamo molto contenti perché questo è il terzo anno che proponiamo la rassegna estiva all'interno della programmazione dell'Arena BCC. Quest'anno sono 34 serate, come sempre si apre con un film a sorpresa, gratis per tutti, ed è per tutti. Si chiude invece il 2 settembre con un film sempre a sorpresa ma a 2 euro, diciamo che possiamo dare un indizio, sarà un po' più autoriale. Le 34 serate avranno un target diversificato perché si va insomma verso la linea della trasversalità, ci sono serate dove verranno presentati i prodotti un po' più autoriali, serate invece con programmazioni più mainstream, più commerciali. All'interno della programmazione ci saranno tre appuntamenti in lingua originale con diciamo, la collaborazione con l'ENS, Ente Nazionale Sordi, di cui poi vi diranno. Abbiamo un appuntamento invece il 20 luglio che lancia il Cinefortune, ovvero il festival che verrà realizzato all'interno della Rocca Malatestiana. Qui c'è un pre-festival, diciamo, con il film Il Magnifico Cornuto, questo sempre alle ore 21:30 come tutti gli altri titoli. Partecipo a tutte queste conferenze, sti congresso, capito? C'è presente il congresso dei medici e tutti che mi fa, e c'è tutti, c'è Ilaria Capua, c'è cosa, c'è come si chiama quello qui de Fusumbro e Sburiuri, poi c'è cosa, c'è quell'americano Fauci che te, queste Fauci che te cosa, capito? E tutti che mi dicono, oh, ma te Saul Bova c'è un pezzo di voce che schianta le pietre. Allora mi sono messo a cantare, capito? Sono compositore, sono musicista, sono cantante, faccio un po' di suoi. Semplici un po' banali, questa gli piace, semplici un po' banali. Bene, un po' mi stima. Fa piacere vederla così allegra e contenta, perché noi contento, siamo un po' preoccupati con questo. Siete preoccupati con cosa? Questo Covid? Lei pensi che ieri ero a Procida a fare un congresso dei virologi, perché scegliamo i posti con la grazia, capito? Mica famo a Marotta i congressi. E quest'anno il cinema vanta una preziosa collaborazione, vero? Vero. Vogliamo in effetti ringraziare perché hanno accolto subito il nostro il progetto che avevamo presentato, perché noi abbiamo richiesto la possibilità di sottotitolare i film, cogliendo l'occasione dei film in lingua originale, per permetterci l'accessibilità a noi sordi e quindi realizzare una integrazione insieme alle persone udenti sotto le stelle insieme. E quindi ad ogni proiezione ci sarà, ecco, questo contributo prezioso per dare la possibilità a tutti quanti, ecco, di partecipare agli eventi dell'Arena BCC. Sì, devo ringraziare i contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro che ci hanno permesso appunto di realizzare questa cosa garantendoci il servizio di interpretariato. Benissimo, grazie a tutti allora e buona visione alla BCC Arena.
anche a voi. Mi basta il virus, io sto tranquillo perché ho fatto il vaccino, ho fatto il Swift perché mi ha fatto. Non sono vaccinato, quella me la sa il Swiffer. Oh, tu sai che l'ho fatto anche io il Swiffer? E soltanto, fa soltanto una dose. Una? Una, e sai come ha detto la dottoressa? Aspettati. E lei è coperto al 50%. Io il bel lavoro. E adesso mica ho capito che pacca è coperta. Sarà coperta la pacca destra o sarà coperta la pacca sinistra? Va capite. Il tutto ha ragion d'essere grazie a una preziosa collaborazione di sponsor e dico Conad e quindi insomma dico un prezioso alleato. Sì, noi abbiamo ribadito il nostro sostegno a questa iniziativa, visto che il programma come al solito è molto ricco e molto interessante, molto coinvolgente, 8 compagnie teatrali dialettali sono tante, quindi sono sicuro che ci divertiremo. Anche se i tempi sono difficili, noi abbiamo preferito sostenere ancora questa iniziativa perché ci crediamo, è sempre stata una molto attrattiva e quindi anche quest'anno, nonostante i tempi difficili, non abbiamo avuto dubbi, insomma, quindi ci siamo ancora. Preziose collaborazioni con i partner di sempre, coloro che sostengono queste iniziative. Massimo Vannucci, ben trovato. Grazie, buonasera. Allora, accendiamo l'estate fanese e non solo, perché la BCC Arena sappiamo che ospita anche tanti turisti. Sì, è un'occasione bellissima che fanno propone in l'Arena BCC, come ogni anno propone questa rassegna dialettale e non solo, con tanti spettacoli, e la Farmacia Vannucci è sempre presente come sponsor. Bene, quindi grazie, facciamo anche un saluto ai telespettatori e un invito. Sì, un invito che dopo tante persone che abbiamo visto in farmacia per le varie vicissitudini della pandemia, tamponi, vaccini, Green Pass, ora vi aspettiamo qui per fare due risate e sdrammatizzare un po' questa brutta situazione che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni, perciò vi aspettiamo oltre che alla BCC, alla Farmacia Vannucci, per tante altre cose di positive e di belle cose. Signorina, da? Questo è quell'uomo che le dicevo, se a lei le piace. Lui no, bel fico. Ma signorina, da? In Italia i fichi toccano a cummi, e cate poi i fichi più buoni, gli arcolti italiani, e mica aspettano a voi altri. Però, signorina, il fatto è che questo è un fico un po' muscio, e se lo dite, un po' manato come i cimi da nuotro, no? Però questo è educato, è gentile, è pieno di soldoschi. Da, tu mio amore bello, cucciolone bello, io vengo con te. BCC Arena, e se dico BCC non poteva mancare lei. Sì, e Arena è un qualcosa che abbiamo sicuramente realizzato, e quello che è successo poi è una cosa, diciamo, molto molto bella, perché con Gino Bartolucci questa arena è stata utilizzata per tante iniziative e ogni anno, anzi, siamo andati in crescita. Si tratta di iniziative già, diciamo, che partono anche con i ragazzi, tutte le manifestazioni, anche per quanto riguarda sia il ballo, ma il canto, e poi dopo anche i film. C'è un po' di tutto, ma chiaramente dietro l'arena
c'è una cooperativa che è la cooperativa Tre Ponti con Gino Bartolucci, che sicuramente è una miniera di iniziative, perché offre un buon cibo, e questo qui è importante, ma poi offre tutta una serie di iniziative e ogni anno è una crescita, si aggiungono personaggi, si aggiungono tutte iniziative innovative che raccolgono un sacco di persone. Noi abbiamo un'estate qua che è piena di persone, e tra le barzellette, la musica, le commedie varie, quindi sicuramente Tre Ponti, e quindi la struttura che abbiamo che quella volta abbiamo sostenuto, l'arena, è un qualcosa che tra l'altro bisognerebbe anche fare in modo che sia coperta, per evitare che quando c'è la pioggia magari che si possano fare iniziative ugualmente. E magari questo potrebbe essere il prossimo obiettivo. Sì, potrebbe essere un obiettivo, mi pare che Gino ce l'abbia in testa, e quindi non mancherà il nostro sostegno per realizzare anche una struttura coperta. Grazie. Ve lo abbiamo presentato, gli eventi ce ne sono tanti e davvero per ogni tipo di esigenza, dal teatro alla musica, insomma è tutto quello che avete sentito in questo speciale. Non vi resta altro che partecipare numerosi naturalmente agli eventi e all'estate della BCC Arena. Da parte nostra è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.